Qui abbiamo un torrente, che ne abbiamo visti tanti, ma volevo farvi vedere un'altra cosa. Dunque, qua sulla sinistra c'è un percorso ciclo pedonale. La chicca è questa qua. Praticamente per poter lavare le biciclette. Qui abbiamo l'ambaradan qua per bloccare la bicicletta, non so come, comunque pistola, griglia per poter sciacquare la bicicletta. Qui ce n'è un altro. Ah, qui addirittura abbiamo per il gonfiaggio delle ruote. Sembrerebbe rotto, sì, pare di sì. Comunque, era una curiosità da farvi vedere. Stiamo percorrendo la strada del Col dall'Os all'O. In questa strada non stiamo incontrando auto praticamente, ci siamo solo noi. È una strada un po' che ci fa un po' paura, un po' pericolosa perché siamo proprio attaccati alle rocce della montagna e ogni tanto vediamo di qualche masso per terra. Comunque, il navigatore ci dice che abbiamo ancora 15 km prima di girare, quindi non so se sarà così per altri 15 km, che sono tutti massi. Sì, adesso qui un pochettino è migliorata, ma il Un tratto di po' è prima migliorato, il tratto di prima era proprio. abbiamo incontrato tanti punti, mamma mia, guarda qua, oh Madonna Santa. Super tensione, ragazzi. Anche perché ti chiedi, ma come mai non ci passa nessuno per questa strada qua? Non vediamo nessuno. Motivo ci sarà? Adesso che non c'è più quelle rocce a spunzoni sulla testa, sono un po' più tranquillo. Sì. No, ma poi è che non c'è neanche un piccolo spiazzo per, in caso, per qualsiasi motivo, per poter tornare indietro. Sì, per potersi girare, per poter girare il Cioè, è mezzo. praticamente impossibile. C'era il cartello limite massimo 35 quintali. Generalmente quando è così è sempre un po' abbondante la strada. Qui adesso un po' più è Un po' migliore migliorata. perché ci sono prati, non c'è più proprio la roccia attaccata alla strada, strapiombo sulla strada. Sì, che sporge sulla strada, voglio dire. Abbiamo fatto 7-8 km buoni. Proprio che non riuscivo neanche a respirare quasi, eravamo proprio a filo burrone e insomma un po' di tensione. Abbiamo appena incrociato una macchina. Sì, Sul ponte oltretutto. Madonna, guarda qua sotto. qua c'è di nuovo i pezzi di roccia attaccata alla strada. Almeno qua c'è il muro. Sì, qua c'è un muretto perlomeno. Oltretutto qua il telefono proprio non prende, non prende zero proprio. Vedi che c'è delle. Delle pietre per terra. C'è Pizzica, e dove siamo? Guarda. anche foschia lì, no? Da brividi, da brividi.
qui siamo finiti. Non finisce più sta strada. Porca miseria. Ci sono, vediamo, alcune piante in giro che sembrano mimose. Vedete queste qua gialle? Ma non sono mimose. Non so che piante siano. Qua abbiamo pure la nebbia, abbiamo incrociato persino la nebbia. Si vede a malapena la strada. Oh madonna. Mamma mia! Ah, cribbiolina. Oh mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare a me fare sta strada? Si vede niente. Guarda che roba. Oh, non si vede niente. C'ho le luci accese. Forse abbiamo scollinato. Qua si dividono le due valli. Adesso siamo nella valle del Verdon. Cioè siamo a più di 2000 metri. Cioè siamo in direzione della valle del Verdon. Sì. Abbiamo appena passato la valle di Lupaï. Cioè, guardate che roba. Non si vede una mazza. Altitudine 2247. Purtroppo c'è una foschia incredibile. Qua c'è un bel vedere. Ma questa è la vista. 50 metri fa eravamo nella nebbia più totale. All'improvviso questo il panorama. Mi sento un pochettino meglio. Mamma mia, avevo una tensione dentro incredibile. Uff, finalmente si scende. Ma più che altro perché la strada è per tanti motivi. Strada stretta, nebbia, pericolosa. E oltretutto anche perché già sono quasi le 9, quindi insomma bisogna poi trovarsi anche un posto dove passare la notte, e qui non era assolutamente il posto per farlo, anche se abbiamo trovato un rifugio, c'era un piazzale, ma preferivo scendere un po' di più giù a valle. Thank you.
C'è qualche ristorante aperto, ma la maggior parte sono tutti chiusi. Finalmente abbiamo passato questo valico perché è stato veramente quasi terrificante passare questo passo nella nebbia con le Sì. rocce lì vicino, col rischio che da un momento all'altro cadessero delle rocce addosso. Però l'abbiamo passato. Qui c'è un distributore automatico aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Praticamente dove ci sono formaggi, c'è un po' di tutto da mangiare, salse, panini, burger buff. C'è un po' di tutto, ci sono anche salumi.